questa è Napoli-Milan 80, un saluto da Piero Gipardo e Luca Marchegiani. 80 come quegli anni mitici, quelle sfide, c'era il genio di Diego e l'eleganza di Marco, c'era l'organizzazione Milan e il cuore talentuoso di Napoli, ma 80 significa anche 80.000, la misura di uno stadio pieno come quello di stasera. La caccia del pallone Campagnaro, che ha vinto il ballottaggio con Cannavaro, che è rientrante mentre squalificato Contini. Tocco verticale, palla verso Inzaghi, occasione Inzaghi! 1-0 Milan! Posizione regolare per Inzaghi, almeno secondo la terna. Adesso verificheremo subito lo squillo di Pippo. Subito Milan, che è partito più determinato in questa partita. Si vedeva che voleva fare la partita, non è riuscito a mettere la palla a terra Seedorf, ma con una grande intuizione di testa ha trovato Inzaghi dietro la linea difensiva del Napoli. Posizione regolare secondo il guardaline per Pato, poi verifichiamo. Intanto Pato fino in fondo, 2-0 Milan, super Milan dopo 5 minuti. Ancora infilata la difesa del Napoli, in questo caso ancora in verticale Seedorf, Inzaghi. Pato è partito molto largo a destra, ma con la sua velocità è riuscito ad arrivare prima sul pallone rispetto ai difensori del Napoli, poi solo davanti a De Santis ha alzato la conclusione di interno destro. Niente da fare per il portiere ancora. Amsic, palla verso Quagliarella, pressione su di lui, occhio a Quagliarella, palla sul sinistro, Quagliarella deviato, Dida. Scambi, intanto far gargare pazienza, la battuta profonda dentro verso Rinaudo, che si era trovato tanto spazio. Palla verso Aronica, buono il tocco. Lavezzi, il pocio, prova Dida, posizione regolare, vantaggio, spara su Dida. Quagliarella ha ricevuto la Gargano, insiste il Napoli, ancora Quagliarella sulla pressione di Ambrosini, palla verso Lavezzi, Abate mette fuori Lavezzi, si coordina col destro alto. Tocco per Gargano, ancora Abate chiude, vediamo chi arriva, Lavezzi, il pocio, poi Gargano, ancora Gargano, Dida, la deviazione, Dida ancora. Attenzione a Lavezzi, è al suo possesso di palla, il cross morbido sul secondo palo a cercare Amsic. Palla messa fuori dall'intervento di Calazzi, altro colpo di testa verso Denis. Non c'è calcio di rigore, dice l'arbitro. Thiago Silva si mette davanti a Denis, vedi quel movimento con le braccia. Forse in questo caso si aiuta un po' con le braccia. A ripartire il Napoli, è arrivato anche il momento di cominciare a pensare all'uomo, partita Sky da una parte e dall'altra. Gargano messo giù dall'intervento di Abate, che era già ammonito, e allora arriva il doppio giallo. Occhio alla battuta da parte di Datolo, ci sono 5 saltatori del Napoli, la battuta dentro, Seedorf ancora si coordina con sinistro e trova un gol straordinario, il gol del 2-1 che rimette in discussione la partita. Nel momento più difficile Cigarini trova un gol che ridà speranza al Napoli. Vuole palla Datolo, Cigarini sceglie l'altro lato verso Amsic, palla dentro su Maggio, ancora Maggio, la pressione di Ambrosini, occhio dentro, tutti a saltare, Denis! 2-2! 2-2! 2-2! Il calcio è questo, Luca. Eccessiva sofferenza, invece il gol di Cigarini ha rinfiammato lo stadio, ha rinfiammato la fiducia dei giocatori di Mazzarri. Arriva il fischio finale, finisce 2-2 al San Paolo, 2-2 con il gol di Denis all'ultimo minuto, all'ultimo respiro. Credo che quando uno lotta fino alla fine non molla mai, arriva questo. La fortuna oggi è stata con me, veramente sono molto contento. E il passato hay que lasciarlo. A partir de eso, comienza un futuro. Esperamos que sea importante, más que todo, que para el Napoli.